Sì, diciamo che attualmente rispetto ad altre parti della città, sulla costa sud abbiamo questo fenomeno, quest'anno sembra rallentato, anche se abbiamo la preoccupazione che nei prossimi giorni verrà presa d'assalto. Onestamente, al di là delle nostre campagne di sensibilizzazione che abbiamo fatto a spese nostre, assieme alla consigliera comunale Teresa Leito, al consigliere Colletti, dove cerchiamo di metterci nella stessa frequenza d'onda di chi in barba alle regole, al buon senso, abbandona rifiuti di tutti i generi sulla spiaggia, diciamo che ad oggi questo fenomeno non si ferma. Non si ferma, però devo purtroppo dire che mancano i controlli da chi è deputato di farli, perché la sensazione è che diamo alcune volte l'amministrazione dove è carente, che possiamo dare la sensazione che questa è terra di nessuno. Noi con tutti i nostri mezzi, con tutte le nostre iniziative cerchiamo di rallentare questo fenomeno, però ad oggi purtroppo ci sono i rifiuti in spiaggia che nessuno viene ad accogliere. Si rallentano questo fenomeno della pendopoli che ancora diciamo non esplode, cioè questo ritardo rispetto agli anni scorsi, cosa che si Diciamo che noi abbiamo intrapreso alcune azioni, anche chiudendo alcuni varchi con un cumulo di sabbia, e abbiamo cercato anche di mettere delle catene in alcuni accessi. Purtroppo c'è un degrado culturale che ancora qui in Costa Sud qualcuno pensa di andare a fare il bagno con la macchina o fare diventare la propria automobile pertinenza di una tenda. Ad oggi, come dicevo poco fa, diciamo, questo fenomeno è stato rallentato, perlomeno non c'è, sia per il brutto tempo che c'è stato negli ultimi giorni, ma come dicevo, sicuramente nei prossimi giorni anche qui verrà presa d'assalto. Purtroppo però anche la catena che avete messo è stata tagliata nuovamente. Sì, diciamo, abbiamo messo la catena, questa sempre un'iniziativa l'ho comprata io personalmente, io la catena, pensando di creare un deterrente per chi entra in spiaggia con la macchina, però la stessa sera è stata rotta. Però posso dire che sono stato contattato, e lo posso dire tranquillamente, dalla Secur Transport, che vuole omaggiare due telecamere intelligenti in modo da segnalare le auto che entrano in spiaggia, e nei prossimi giorni abbiamo una conferenza di servizio con l'assessore Carta, con la capitaneria, con la polizia municipale per capire e farci autorizzare nell'installazione di queste due telecamere.